La verità su Lamberto Sposini. 3 anni fa, a pochi minuti dalla diretta a fianco di Mara Venier, venne colpito da un'emorragia cerebrale, come molti di voi ricorderanno, da cui però non si è ancora ripreso del tutto. A raccontare le reali condizioni del giornalista è l'ex compagna Sabina Donadio, intervistata da Alfonso Signorini nel suo show su Radio Monte Carlo. La donna dice che sta piano piano recuperando, ma ammette: Lamberto non è più quello di prima. Certamente non tornerà a fare il giornalista, non tornerà a fare televisione, io questo lo devo dire, devo essere sincera. Donadio, che 12 anni fa ha dato una figlia al conduttore della Vita in Diretta e che proprio per il suo bene si è riavvicinata all'ex marito, conosce bene Lamberto e confessa che, nonostante da fuori sembri l'uomo perfetto, me ne ha combinate di tutti i colori, ha un caratteraccio. Infine, una stoccata a tutti quelli che Sposini riteneva i suoi amici importanti. Il giornalista sta soffrendo molto la solitudine e purtroppo continua ad essere ignorato. Ma la Donadio lancia un appello alle persone normali a scrivergli tramite la mail sabinadonadio@gmail.com.